Ciao, sono Michele Bondani, titolare di Packaging Italy, l'agenzia del Pack by Design italiano. E con il video di oggi voglio trattare un argomento che ho sempre tenuto lontano dai miei post, dal mio blog e dai miei video, e sarebbe esattamente il segmento vino. Packaging vino, stiamo parlando indistintamente di vino rosso, vino bianco, mosso o fermo, ma stiamo parlando proprio di come in generale viene trattato questo tipo di packaging, di etichetta sulla confezione, e non solo anche a livello di etichetta ma anche a livello del design della bottiglia. Tutte, fatto 100, diciamo così, 99,8% di aziende e di agenzie che sviluppano questo tipo di prodotto vanno a svilupparlo per quanto riguarda il discorso della creatività, quindi contro tutte quelle regole del packaging positioning, che sono quelle esattamente che io vado a divulgare da anni ormai sul mio blog e su questi video che io vado a fare costantemente. Perché? Perché noi partiamo dalle peculiarità, dalla differenziazione, quelle che sono le caratteristiche del prodotto, e le andiamo a decantare sulla confezione. Dicono, se voi andate a googolare all'interno di Google, mettete dentro etichette vino piuttosto che packaging vino, come sviluppare questo tipo di prodotto, le regole sono quelle di andare a nobilitare l'etichetta, ma di lavorare molto a livello creativo, molto a livello impattante dell'etichetta, che sono esattamente l'opposto di quello che dico io. Allora, provate a pensare se all'interno di questa etichetta, all'interno di questa confezione vino, possiamo andare a spiegare esattamente quelle che sono delle caratteristiche o delle peculiarità molto rilevanti rispetto a quello che c'è al mercato. Quindi tutti dicono la stessa cosa, si confondono, anche se magari non sono dei brand, perché sto parlando soprattutto di quelli che non sono già brand, perché se noi parliamo di un Chianti o di un Barolo o di uno Champagne, è ovvio che automaticamente ci vengono in mente dei brand e andiamo a comprare perché quelli sono già conosciuti all'interno del punto vendita. Ma proviamo a pensare di essere in startup e non sapere come fare. Secondo voi tutto il budget che abbiamo lo dobbiamo buttare sulla creatività e sulla nobilitarizzazione dell'etichetta, punto di domanda, sulla diversificazione di una bottiglia piuttosto che un'altra, invece che mettere una bordolese ne mettiamo un'altra bottiglia su un vino fermo? Diventa tutto complicato. Molto diverso sarebbe se prendiamo un angolo d'attacco, che sarebbe il motivo per cui uno ha un vino particolare rispetto a un altro. Tutti noi ormai sappiamo che la differenziazione vera all'interno di una cantina, all'interno di un brand che fa vini, lo fa sicuramente l'enologo. Ci sono nomi che sono conosciuti, che vengono anche pagati per produrre questo, per fare questo vino, diciamo, ok? E se noi prendessimo questo enologo, lo usiamo come referente, come testimonial, ovviamente bisogna anche pagarlo, magari riconoscere delle royalty, quant'altro, ma comunque, oppure creare un'idea di un enologo che ha creato quel tipo di vino, che ha questo tipo di caratteristiche, avremmo sicuramente sulla confezione, sull'etichetta, un posizionamento differente rispetto a quello che c'è sul mercato. Questa potrebbe essere un'idea, o la mia idea, per fare un posizionamento di vino, ma sicuramente non andare a fare la creatività, perché la creatività entriamo come sempre nella soggettività di quello o di quell'altro, del nostro primo cliente, che magari noi in agenzia parliamo con il produttore, oppure della soggettività dello stesso consumatore finale. Quindi io con il filmato di oggi vi lascio su questa riflessione e vi ricordo sempre che non esiste un prodotto di qualità senza che il packaging trasmetta la qualità del prodotto stesso.